È chiusa l'inchiesta sul CREAF, il centro di ricerca e alta formazione costato 22 milioni di euro di finanziamenti pubblici ma mai entrato in attività. Il sostituto procuratore Lorenzo Boscagli ha inviato agli indagati, nel tempo saliti a 10, l'avviso di conclusione indagine. Alla prima indagata, l'amministratore unico Laura Calciolari, finita sul registro delle notizie di reato a ottobre 2016, si sono poi aggiunti Matteo Biffoni, sindaco e presidente della provincia di Prato, il suo predecessore Lamberto Gestri, Luca Rinfreschi, ex vertice della società, Daniele Panerati, all'epoca dell'incarico vicepresidente della provincia, oltre ai due componenti del consiglio d'amministrazione e ai componenti del collegio sindacale. Stessa ipotesi di reato per tutti, seppur con un profilo di responsabilità diverso, cooperazione colposa in bancarotta semplice. Esce di scena già in questa fase Daniele Panerati. Per questa posizione il titolare dell'inchiesta ha chiesto l'archiviazione. Entro 20 giorni gli indagati potranno chiedere di essere sentiti dal magistrato o inviare memorie difensive. La tesi dell'accusa è che il CREAF, socio di maggioranza con l'81% la provincia e il resto diviso tra tutti i comuni, sia stato tenuto in vita, aggravando il dissesto, nonostante un quadro finanziario ed economico già compromesso. Il tramonto del mai decollato centro di ricerca e alta formazione nel 2016, quando di fronte al rifiuto dei soci di mettere in cassa altri soldi, 2 milioni, senza garanzie precise sull'avvio dell'attività, l'amministratore unico si arrende e porta i libri in tribunale. Poi le indagini, la dichiarazione di fallimento del Tribunale di Prato e il lungo elenco di indagati.